Ciao amici, purtroppo, per fortuna o purtroppo, dipende dai punti di vista, da quando ci sta internet si è ingigantito un fenomeno che era un po' più, passava inosservato, gli invidiosi sociali. Chi sono queste persone che devono sempre, adesso da quando ci stanno tutti questi social network, ci sono molte persone che fanno a gara a sembrare più affascinanti, più brave. Alcuni devono fare un po' i furbacchioni, devono sembrare perfetti perché hanno qualcosa da vendere, altri un po' meno, altri soltanto perché devono mostrarlo. È un narcisismo, chiamiamolo narcisismo. Chi sono queste persone? Ci sono delle persone che purtroppo portano rancore e non amano vedere gli altri che fanno delle cose anche nel rispetto delle regole, o hanno una bella macchina, hanno una bella fidanzata. Tante cose possono creare l'invidia. Avete visto? Adesso mi è venuto in mente di fare questo video perché ho letto, non è che ho visto, me ne fregava niente, di quelle due ragazze che sono andate a fare le vacanze a Dubai. Poi, tra l'altro, a Dubai c'è andata un sacco di gente. Anche in Svezia si poteva andare a passare. Scusate, delle festività abbastanza normali, no? Ogni stato ha preso le sue decisioni e la cosa che è passata inosservata è che queste persone sono andate là con i soldi loro. E la cosa che più mi ha colpito, da una parte mi fa piacere che certe persone sono così frustrate e passano la loro vita, danno anche a loro stessi, ma quello gli sta bene. Però, e anche poi scrivendo commenti, magari li scrivono a me, ogni tanto qualcuno lo fa, però talmente poco che non sono un influencer io come. Quelle due ragazze in particolare, no? Come si chiama? La Taylor Mega e quell'altra Chiara Nasti, quella italiana, vabbè. A me, io non sono uno non mi piacciono sinceramente come gusti personali i palloncini gonfiati. A me interessa il complesso, il risultato, o il profitto se si tratta di trading. Quindi non sto facendo questo video perché sono un fans delle boobs e ce l'ho con le skinny, anzi, mi piacciono le skinny. In parte, quindi, ma questo lo sto facendo per drammatizzare. Chi è che aizza questo odio? Perché ce l'avete tanto con queste ragazze? Andate ad approfondire. Magari queste ragazze si stanno guadagnando quei soldi da solo con la loro attività tramite internet. E le persone che c'è una fascia d'età, soprattutto. Io non è che voglio accanirmi perché poi è la stessa fascia dall'età mia in su, dai 30, anche un po' meno, dai 35 anni in su. Questa categoria di persone, sono coloro che, tra l'altro, poi vedi, supportano anche il governo quando si accanisce contro determinate categorie e contro i giovani. Non amano il cambiamento perché il cambiamento per queste categorie è scomodo. E loro erano abituati ad avere il loro lavoro, i loro orari. Adesso il libero mercato, che è inevitabile, la globalizzazione ha provocato un lavoro 24 ore, è necessario. Bisogna essere aperti 24 ore, e non bisogna più fare 8:15, 8:16, quello sono i garantiti. Finché lo Stato si reggerà in piedi con emissioni di liquidità, debito, debito, non dovrà ripagarlo in maniera emergente. Qui in Italia si va avanti così, insomma. Ci sono una piccola parte di garantiti che fanno ancora quella vita e ovviamente non vedono di buon occhio chi magari ha un talento, sa fare il comico come si chiamava quello che faceva il Monnezzaro romano, quello anche tifoso della Lazio come me, simpatico. Io non lo seguo, però. Erfaina, no? E lui ha colto l'attimo, ha colto l'attimo fuggente, si è messo a fare i suoi post più o meno deliranti, più o meno da persona più o meno competente, rappresenta forse delle persone che si riconoscono in lui perché sono tante, che fa parte di una fascia popolare della popolazione. E ovviamente quest'altra fascia, gli invidiosi lo odiano, ce l'hanno con lui, come ce l'hanno con queste ragazze che magari fanno tanta ginnastica, sono belle, a me non piacciono, la De Omega soprattutto, però per farvi capire, ce l'hanno con loro, ce l'hanno con tanti altri influencer, neanche la Ferragni e Fedez mi piacciono, non li seguo, però so che guadagnano, ma non li rubano questi soldi, ragazzi, non dovete essere così cattivi voi invidiosi. Voi dovete cercare di migliorare la vostra vita, dovete uscire dalla monotonia. Molto probabilmente fate quella
Fate sempre le stesse cose, molto probabilmente avete sempre la stessa fidanzata o il stesso partner da 30 anni e questo vi crea un po' di noia, no? E vi fa vedere gli altri che magari hanno un cambiamento e voi dovete sempre mostrare perché dovete fare sempre a gara sui social di far vedere che siete tutti felici, però quando si scatena rancore verso una persona gli andate dietro, no? Come fanno gli haters, si chiamano, no? E dovete bollare quelle persone come incompetenti, come superficiali. Magari loro hanno cominciato da zero, hai capito qual è la differenza? Poi avete fatto le vostre scelte e nessuno ci pensa a quello che avete fatto voi. Però se siete infelici, adesso proprio mi rivolgo a voi, è in voi stessi che dovete fare qualcosa, provate a cambiare qualche abitudine, a fare un viaggio diverso da quello che fate sempre, a non andare sempre in vacanza a Ibiza o nell'Italia meridionale, sempre le stesse poste, stesse persone, sempre dove ci avete i parenti, provate ad andare dall'altra parte del mondo, vedete che i cambiamenti stanno 20 anni avanti rispetto all'Italia, no? Cercate di... Non è importante che quelli sono andati a Dubai perché lì era permesso uscire, tanto anche qua la scorsa estate era permesso uscire, stare senza la museruola, anche chi non mozzica deve tenere la museruola e hanno preso una bottiglia da 200 euro e ci sono tante persone che con 500 euro ci campano, no? Non è colpa loro, capite ragazzi? Chi vi aizza è la RAI, ma la RAI, se ci pensate bene, è in conflitto di interesse. La RAI ha bisogno di creare, di distogliere, di spostare l'attenzione proprio su queste persone che sono bersaglio facile, come in questo periodo storico della storia italiana, sono bersaglio facile giovani che vengono bollati come superficiali, come colpevoli della risalita del contagio del virus, quando poi comunque ci sono paesi come la Svezia che hanno in percentuale alla popolazione meno morti di noi, però non ci stanno né le museruole né le restrizioni. Il coprifuoco mi sembra che in 4-5 paesi europei, non di più, anche se non ve lo dice queste cose esattamente, non ve ne parla i media, no? E la RAI non ve ne parla, soprattutto la RAI. E apro una parentesi per darvi un consiglio, ecco adesso non guardate proprio la RAI, anche se siamo costretti a pagarla nelle nostre bollette per mantenere quelle persone che ci lavorano. Cioè, ogni tanto c'è la Coppa Italia, la guardo anch'io, fa comodo, c'è la pubblicità, durante la pausa mi faccio un caffè, vado in bagno, però quello che è gratis, ragazzi, lo si prende, non è gratis perché poi io sono di quelli che pagano. Però la RAI non la guardate assolutamente perché è ingannevole ed è in conflitto di interessi, ragazzi, perché pensateci bene, lo Stato o chi governa questo paese è il loro datore di lavoro. Se c'è una, a me c'è una cosa che non mi piace tanto, no, adesso che non, dove sto lavorando per l'azienda per la quale lavoro, però non mi metto, o aspetto il momento buono per dirgli, ma si può fare una cosa così, si può aprire anche con questa partnership. Quando capita l'occasione che mi chiamano per darmi delle indicazioni o anche per congratularsi, no, io ci provo, no? Perché è questa e la RAI anche giustamente si ritrovano quel bel contratto pagato da tutti gli italiani con la bolletta della luce, non è che possono parlare male di chi paga lo stipendio, non gli italiani glielo paghiamo, però chi glielo distribuisce, no? Che è il loro capo, capito? Quindi... Vi do un consiglio, seguite la 7, la 8 che è tanto sport, è un bellissimo canale, se su quelli gratuiti, se c'è un bel film sulla Rai guardatevelo perché a volte su Rai 4 fanno qualche bel film vintage, voi che non tornate distrutti a casa, che avete la fortuna, che fate una bella vita da garantiti. E non siate così invidiosi di chi ha una bella macchina, di chi o cambia più spesso la fidanzata o di chi viaggia. Adesso questi sono gli esempi più immediati che mi vengono, non date sempre la colpa agli altri, ecco, questa è un'altra caratteristica che hanno gli invidiosi sociali. Ognuno chi semina raccoglie, no? Si dice. Quindi io tante volte mi sono dato, ecco, ancora continuo a darmi gli schiaffi. L'altra settimana, l'altro giorno, meno 4 ha fatto in mezza giornata, prima metà della giornata l'Enel, io dicevo che poi stacca il dividendo a fine mese, dico, ma devo metterci un altro po' di più, no, ma voglio di più, cioè sono prudente, di qua, di là, no, sono stato un coglione.
Federico è stato un coglione, prendetevela con voi stessi, ragazzi, non è colpa degli altri. Io sono stato un cafone. Ah, oggi avrei fatto già il rialzo e già pieno di gasolio pagato. Avrei fatto una delle solite operazioni che mi capita di multi-day, trading intraday per arrotondare. Va bene, ragazzi, un saluto a chi non è invidioso soprattutto, ma anche a chi è invidioso. Dai, siamo tutti più buoni.